La legge di Goldwyn sancisce che più tempo passa una discussione su internet, più è probabile che qualcuno tirerà fuori Hitler. O stai con Israele o sei antisemita come i nazisti. In questo video spiegheremo che le cose sono un po' più complicate di così e che questa reductio ad Hitlerum fa solo il gioco degli antisemiti perché indebolisce la portata del termine. Parliamo di benessere. Dice chi ignora. Israele ha un PIL altissimo, Gaza ce l'ha basso e questo non dimostra niente. È una fallacia logica. Usare il PIL per indicare chi ha ragione o no ad occupare una terra è squallido ed è anche colonialista, ricordiamolo. La stessa tesi dei coloni era: noi queste terre le useremo meglio di loro. Ma passiamo oltre. Se da un lato hai Israele, aiutata con miliardi di dollari regalati, altri miliardi prestati ma a fondo perduto senza interessi, cioè regalati, o ancora prestati a tassi di interesse bassissimo, vendendo armi in sconto straordinario, con l'aiuto di tutta l'Europa e di mezzo pianeta, più le donazioni dei privati cittadini, sia ebrei sia protestanti, e dall'altro lato hai la Palestina, abbandonata dalla Russia, a cui non frega niente, anzi cerca l'amicizia israeliana, la Cina, a cui interessa chi commercia meglio, cioè Israele, la Lega Araba, già sfasciata in partenza, l'Egitto, ormai solido il lato americano, l'Arabia Saudita, che è la prima a commerciare con Israele. Davvero è onesto fare questo paragone? Ce la faccio anche io a diventare una superpotenza con tutti questi regali, questi vantaggi geografici e con l'immunità totale? Sì, avete capito bene. Ogni volta che Israele compie un crimine di guerra o contro l'umanità e l'ONU vuole intervenire, gli Stati Uniti mettono veto, chiudendo la questione. Quindi Israele ha letteralmente zero motivi di trattenersi, di smettere e mille motivi per continuare. Nulla da perdere. Israele, man mano che si è spostata a destra, è diventato un vero e proprio paradiso fiscale per evasori e investitori. Non a caso gli oligarchi russi sono venuti a spostare i loro liquidi qua. Bello questo alleato occidentale. E si è venuta a creare inoltre un preoccupante scambio elettorale. Israele, per via del suo forte militarismo nazionalista e per via dei suoi vicini belligeranti, ha la leva obbligatoria. Ma c'è un modo per evitare la leva. Vi ricordate che vi ho detto che alcuni ebrei ultraortodossi non riconoscono Israele e dunque la leva? Per ottenere il voto loro, i governi conservatori hanno esentato chiunque inizi i loro studi religiosi, venendo anche pagati, mentre le donne, se si sposano o se fanno figli, sono esentate. Questa combinazione di leggi ha favorito l'esplosione demografica degli ebrei ultraortodossi, i quali hanno avuto un boom di conversioni di gente che voleva evitare la leva, ma anche perché avere figli ti evitava la leva. Inoltre, essendo conservatori, potete immaginare come la pensavano sui preservativi. Questo giochetto va avanti da generazioni. Gli ebrei aredi erano così numerosi che i governi di destra iniziarono a fare loro favori economici, con misure di sussidi specifici ed investimenti nelle loro comunità, che sono ampiamente riconosciute e criticate dal resto degli israeliani, non è una cosa che sto scoprendo io. Tanto che di recente l'esenzione della leva è stata rimossa, ma ormai il danno è fatto. E maggiore welfare c'era, maggiore la crescita di questa comunità, che oggi è un pilastro demografico pesantissimo. E grazie a loro se Netanyahu è stato eletto. Netanyahu, per pura coincidenza, è sostenuto, come i suoi predecessori di destra di cui abbiamo già parlato, dall'alta finanza israeliana. Netanyahu ha addirittura chiesto al capo della polizia di smettere di investigare su di lui, perché è stato accusato di frode e di corruzione, e la sua risposta è stata accusare i giudici di essere tutti quanti arabisti e intende far passare una legge che rende il potere giudiziario sottomesso all'esecutivo. Questo ce lo dice l'ISPI, l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, con un articolo del 25 luglio del 2023. La legge toglierebbe alla Corte Suprema il potere di bloccare le decisioni dell'esecutivo, proposta che scatenò violente proteste dagli stessi israeliani. Fatto sta che la legge renderebbe Israele de facto non più una democrazia,
Si fa torto a considerare Netanyahu una sorta di parafulmine, una mela marcia in un sistema perfetto. Netanyahu è perfettamente in linea con i suoi predecessori e con la politica, anzi la geopolitica di Israele, degli ultimi 60 anni, che se ne dica. Netanyahu ha di recente dichiarato: «Hitler non voleva uccidere gli ebrei, ma espellerli. Fu convinto da un musulmano». La fonte di questo scoop storico non è ancora pervenuta, non lo sappiamo. La frase fu addirittura duramente contestata da Herzog, leader dell'opposizione, dicendo che le parole del premier minimizzano la Shoah, il nazismo e le responsabilità di Hitler nel terribile disastro del nostro popolo, cito. E Netanyahu risponde: «No, no, raga, non parliamo dei miei scandali, parliamo della Palestina, ecco, sì, parliamo di Hamas». Ah, inutile dire che la ridente democrazia israeliana ha la pena di morte e che Netanyahu intende estenderla. Netanyahu ha illegalmente spostato la capitale su Gerusalemme, mossa però riconosciuta dal suo amichetto Donald Trump, ed infine ha riconosciuto diversi insediamenti illegali. E che dire dei suoi colleghi, il generale Peretz, famoso per aver detto che i soldati israeliani hanno diritto a violentare le donne palestinesi in guerra per sfogarsi, oppure il ministro della salute Litzman, che non ha rispettato le norme anti-Covid e che ha fatto distribuire vaccini soltanto agli israeliani e non ai palestinesi. Indimenticabile poi quel rabbino che diceva che il Covid era una punizione per l'omosessualità e poi si prese il Covid. Ricordiamo che è illegale per un partito politico in Israele negare che Israele è uno stato ebraico, cito. Il partito di Netanyahu ha proposto una legge che dà alla maggioranza il potere di decidere quali partiti possono partecipare alle elezioni. Non so cosa sia successo a questa legge. Il fatto stesso che una legge del genere sia anche solo discussa la dice lunga sulla tenuta democratica del paese. Passiamo alla frase «Israele non è un paese razzista». In Israele si verificano continuamente omicidi e stragi di matrice razziale contro i palestinesi, graffiti sulle case dei palestinesi con frasi islamofobiche o semplice «morte agli arabi» e altre forme di vandalismo. Un rabbino commentò che 1 milione di arabi non valgono quanto un'unghia ebrea. Il 63% degli israeliani intervistati ritiene che gli arabi siano una minaccia alla loro sicurezza. 2/3 degli intervistati dice di non voler vivere con un vicino di casa arabo. Citando fonte enciclopedica, l'Associazione dei diritti civili israeliana ha rilevato che metà degli israeliani non crede che gli arabi debbano avere uguali diritti rispetto a loro, e sempre metà sostiene che il governo dovrebbe espellerli. Più di metà degli israeliani ritiene che il matrimonio misto sia equivalente al tradimento nazionale, e sempre più di metà ritiene che gli arabi non dovrebbero sedere nel Parlamento israeliano. Il 75% di loro, infine, ritiene che gli arabi siano meno intelligenti e meno puliti. Questa gente vota. E certo, il presidente dell'OLP, in un'intervista, ha detto che i morti dell'Olocausto sono meno di quanto si pensi. Frasaccia orribile e sbagliata. Ma poi si è corretto. E da allora ha sempre ribadito che non intende mettere in discussione i numeri e che l'Olocausto è il più grande crimine della storia. Siate sinceri, ce la vedete Israele a fare un dietrofront così? Sì, ok, il paese sarà pieno di razzisti, ma politicamente non è in apartheid. I politici israeliani abitualmente rivolgono epiteti razzisti verso i palestinesi, paragonandoli ad animali. Uno di loro ha anche detto che se ci fosse un pulsante per far sparire i palestinesi lo premerebbe. La definizione di apartheid è, cito, «atto con lo scopo di stabilire la superiorità di un'etnia sopra l'altra e opprimere sistematicamente la seconda». Vediamo che cosa dicono i dati ufficiali. Il salario palestinese medio è la metà di quello israeliano medio. Israele ha limitato la libertà di movimento dei palestinesi a varie zone, tra cui Hebron, ma non ha fatto lo stesso con gli israeliani in loco. Sebbene in Israele sia legale il matrimonio misto, la corte israeliana ha permesso e a volte incoraggiato proteste verso matrimoni interrazziali, e Israele ha di recente cambiato la propria legislazione. E adesso, infatti, se un palestinese sposa una israeliana, non ottiene la cittadinanza e neanche la residenza. Questo è di fatto una legge contro la mescolanza dei due gruppi, ed è anche una legge che priva di diritto di voto la sempre maggiore minoranza palestinese che lotta per avere maggiori diritti. Il Knesset ha dichiarato nel 2018 in via definitiva che Israele è uno stato ufficialmente ebraico. Il Parlamento israeliano ha espressamente votato e dunque confermato che, sebbene gli abitanti arabi siano numerosi, ad avere il potere
è solo un'etnia sopra le altre. Nella West Bank i palestinesi sono giudicati in base al tribunale militare, invece gli israeliani in base al tribunale civile. Differenza di trattamento di fronte alla legge è l'elemento più famoso dell'apartheid. A parità di reato, i palestinesi ottengono più spesso il carcere e ottengono in ogni caso sentenze più lunghe. Ci sono i Black Codes in Israele. Ad esempio, gettare pietre, che è un gesto di protesta tipicamente palestinese, è stato reso reato penale. La legge sulla migrazione sancisce che qualsiasi ebreo può venire in Israele, mentre gli arabi da diversi paesi, come Iran, Afghanistan, Libia, Sudan, Siria, Pakistan e ovviamente West Bank, ce ne sono molti altri, non possono migrare in Israele. Quindi discriminazione etnica sulla migrazione, check. Il ministro della sicurezza israeliano ha confermato che mostrare la bandiera palestinese in pubblico è un reato, check. Ci sono infiniti report di vari enti, tra cui l'ONU e Amnesty International, che confermano che i soldati e i cittadini israeliani che maltrattano i palestinesi vengono puntualmente liberati senza neanche ricevere una multa. Le prigioni in cui i palestinesi vengono rinchiusi sono in pessime condizioni e vengono deportati in Israele a scontare la pena, cosa che viola l'articolo 76 della Convenzione di Ginevra. Gli studi confermano che quando il giudice è israeliano e l'imputato è palestinese, la pena è ancora più severa e il giudice è quasi sempre israeliano, per pura coincidenza. Ci sono alcune strade in cui i palestinesi non possono viaggiare, ma gli israeliani sì, come l'autostrada 60. In tutte le 8 università israeliane si usa l'ebraico come lingua. I bambini israeliani ricevono in media il doppio dei finanziamenti come istruzione rispetto ai bambini arabi, che infatti prendono voti più bassi e abbandonano la scuola più spesso. Ah, i bambini israeliani subiscono una continua propaganda che li incita all'odio. Si vedano, come prova, le foto dei bambini israeliani che scrivono sui missili «per i bambini libanesi con amore». Fosse successo in Corea del Nord, tutti strillerebbero, ma se lo fa Israele è tutto ok, è folklore. Oppure il fatto che diversi israeliani si sono messi a fare dei TikTok in cui prendono in giro i palestinesi che muoiono. Quando lo facevano i russi in Ucraina, qual era la reazione occidentale, ce lo vogliamo ricordare? Oppure diversi israeliani che si sono messi con le sedie a guardare i bombardamenti a Gaza come se fossero uno spettacolo. Ora, questi rappresentano l'intera popolazione israeliana? Certo che no. Sono casi isolati e minuscoli senza peso politico? Certo che no. Israele, inoltre, nell'istruzione pubblica mostra l'esercito come la massima aspirazione del cittadino e fa scrivere ai bambini letterine ai soldati. Questo si chiama indottrinamento, che secondo la Treccani è l'assoggettamento ad una martellante propaganda ideologica. Ovviamente chi non partecipa all'esercito ha un sacco di svantaggi, compresi nell'impiego, e questi vantaggi sono estesi ai figli, cosa che discrimina verso i bambini arabi. Una delle più note bufale, diffusa dallo stesso Netanyahu, è che i palestinesi si stanno riproducendo tantissimo. In realtà il tasso di crescita proporzionale nel tempo è più alto per gli israeliani rispetto ai palestinesi, e il governo israeliano ha dichiarato di voler incrementare il tasso di nascita ebraico. Chiamasi discriminazione a casa mia. Tra l'altro, supponiamo per un attimo che questa bufala sia vera e che effettivamente i palestinesi si stanno riproducendo ad un tasso molto più alto degli ebrei. Ricordiamo che sono più poveri e statistica conferma i poveri si riproducono di più. E comunque, come vi ho detto, Israele da molto tempo cerca di rendere sempre più difficile la cittadinanza per gli arabi, in modo che non possano votare. Israele ha di recente introdotto dei bus esclusivi per i palestinesi. Rosa Parks credo che avrebbe qualcosa da dire. Qualche difensore di Israele vi cita dei numeri random, mai proporzioni per ovvi motivi, di palestinesi che sono ben inseriti nella società israeliana, come durante la segregazione si citava questo o quel VIP afroamericano. Non vi diranno mai che quelli sono quasi tutti palestinesi cristiani, una categoria separata che Israele ha sempre trattato storicamente meglio. Più del 70% dell'acqua a Gaza non è potabile e gli israeliti hanno accesso esclusivo all'80% dell'acqua potabile della West Bank, nonostante siano il 15% della popolazione. Ma non è genocidio, no. Israele ha fatto poco per ridurre le discriminazioni legali, istituzionali e sociali verso i suoi cittadini arabi. Sapete chi l'ha detta questa frase? Il Dipartimento di Stato americano.
I loro più forti alleati pure loro sanno, e li difendono lo stesso. Questo è un aggravante. I palestinesi hanno servizi di internet peggiori nei loro quartieri, 2G rispetto al 4G degli israeliani. L'arabo è stato di recente rimosso come lingua ufficiale dello Stato, diventando soltanto una lingua speciale, cioè inferiore all'ebraico. Diversi documenti ufficiali di Stato non vengono tradotti in arabo. I palestinesi sono il 20% della popolazione, eppure ricevono meno del 7% del budget. Sono meno rappresentati in tutti i livelli, sia dell'istruzione, sia professionale, sia della finanza, in proporzione alla popolazione. E dei 120 membri del Knesset, sapete quanti sono arabi? Andatevelo a cercare. È stato confermato che in Israele vengono avvelenate le terre dei palestinesi e sono stati chiusi i pozzi di acqua appartenenti alla Palestina. Giustamente, ne avevano pure troppa. Israele sottopone i bambini all'isolamento carcerario. L'isolamento è una tortura che andrebbe abolita per tutti, figuriamoci per i bambini. Quale paese applica l'isolamento su un bambino? Infine, Israele sta applicando l'ebraicizzazione delle zone occupate, ad esempio facendo condurre i processi con documenti firmati in ebraico, che i condannati palestinesi spesso non sanno leggere, mettendo segnali stradali solo in ebraico, e non parliamo poi dei media. Quanto sono straordinari i media! Quando un palestinese uccide un israeliano, che cosa scrivono? Terrorista uccide un civile israeliano. Quando invece accade il contrario, morto palestinese. Come se i palestinesi morissero a caso, senza né causa né effetto. Avevo addirittura letto questo titolo che diceva «Palestinese colpito da munizioni». Colpito da munizioni. Cioè le munizioni volano fuori dalle pistole e diventano esseri senzienti, fuori controllo, che vanno dove gli capita. Orwell, signori, Orwell insegnava molto bene. I prigionieri palestinesi subiscono torture indicibili, abusi fisici e verbali, compreso venire sputati addosso. Israele ha impedito ai musulmani di visitare la tomba di Giuseppe, luogo sacro per l'Islam. L'80% dei palestinesi in Israele ha confermato di sentirsi discriminato. Mi chiedo come mai, se soltanto il 10% di loro ha accesso ad acqua potabile. Hendrik Verwoerd, il volto dietro l'apartheid in Sudafrica, ha confermato che Israele è effettivamente in apartheid. Nelson Mandela, che ha lottato tutta la sua vita contro l'apartheid, ha detto lo stesso. L'ONU ha dichiarato in un report del 2007 che le azioni di Israele corrispondono a colonialismo e apartheid. Stessa cosa ha confermato definitivamente anche Amnesty International e 13 altre organizzazioni di diritti umani solo in Israele. Si sono dette d'accordo, solo in Israele. Pensa fuori. Persino l'ex leader del Mossad, Tamir Pardo, ha detto che Israele pratica volontariamente apartheid. Il tutto mentre i politici israeliani parlano apertamente di creare spazio vitale e casualmente vengono uccisi un botto di civili in ogni singolo conflitto. L'ONU ha applicato 232 risoluzioni contro Israele dal 2003 e Israele ha risposto togliendo il visto ai delegati dell'ONU. E perché? Che cosa hanno da nascondere? Tutto questo ricordiamolo mentre il crimine tra i palestinesi è in calo da decenni. Oggi la West Bank è divisa in tre aree. L'area C è sotto controllo sia militare sia amministrativo di Israele, è di fatto vassalla di Israele, ed è, da tutti, a parte gli americani, ritenuta un'occupazione illegale. Comprende il 61% delle terre palestinesi e, ovviamente, tutte quelle con più acqua e cibo, che sono state puntualmente privatizzate e cedute ad enti israeliani. Tutti gli economisti concordano che se l'area C tornasse sotto il controllo palestinese, la crescita economica della West Bank raddoppierebbe. Israele vieta il 95% di costruzioni palestinesi richieste in queste zone ogni anno. Chiamasi segregazione a casa mia questa cosa. I palestinesi in risposta costruiscono abusivamente e Israele puntualmente gli demolisce tutto. È stato calcolato che un israeliano ha 13 volte lo spazio di un palestinese, fonte ONU. Il 70% dei villaggi palestinesi non hanno connessione con acqua potabile. Usano un quarto dell'acqua potabile in Palestina, pur essendo la quasi totalità della popolazione palestinese. Voi ditemi se vi sembra normale. Israele aveva promesso di ridurre le dimensioni dell'area C in favore dell'area B, ma si è rimangiata la parola durante l'operazione scudo difensivo, riprendendosi tutti i territori. Questo perché spesso vi parlano dei gesti generosi di Israele e poi non vi dicono le cose successe dopo.
L'area B è sotto il controllo amministrativo palestinese, ma militarmente controllata da Israele. L'area A sono delle mere riserve indiane, il 3% della West Bank, minuscole enclavi ghettizzate, le peggiori in assoluto come condizioni, senza continuità territoriale. I palestinesi per incontrarsi tra di loro devono passare da Israele in pratica. Sono le uniche zone effettivamente sotto controllo militare palestinese. Immagina che l'Italia venga ridotta al 3% del suo territorio, ti vengano tolte le fonti d'acqua, le terre migliori, subisci maltrattamenti continui. Ditemi, chi è che sta favorendo il terrorismo? Si noti come Israele occupa la West Bank, che è la più pacifica, ma non si azzarda ad occupare Gaza. Forti con i deboli, deboli con i forti. Ok, Morte Bianca, hai vinto tu, però Israele fa sempre risposte chirurgiche, precise, che minimizzano i morti e massimizzano il successo. Considerando che Hamas è ancora lì, mi chiedo quale sia il successo, a parte la conquista e l'apartheid, ma parliamo di risposte chirurgiche, come le chiamano i difensori di Israele. Questo che vedete a schermo è il tasso dei morti tra Israele e Palestina. Come vedete, non siamo neanche al barbarico occhio per occhio. Israele ha causato molti più morti, con un tasso di mortalità 10 volte i suoi avversari e 100 volte il tasso di feriti dei suoi avversari. E dunque non è vero che Israele è chirurgica. È un dato di fatto che Israele sta conducendo una guerra in cui causa più danni di quanti ne abbia scatenati. E le vittime, inutile dirlo, civili, i soldati di Hamas se ne stanno belli al sicuro nei tunnel, il cui accesso è riservato. E Israele, questo devo credere che non lo sappia? Hanno trovato nazisti in Marocco e non sanno una cosa che pure i miei pesci nell'acquario sanno? I politici israeliani sono stati chiari sulla loro idea di chi colpire e chi no. Il presidente Herzog ha affermato che tutti gli abitanti di Gaza sono collettivamente colpevoli della guerra, cosa che ho smentito nel video precedente, è una frase razzista. Ben Gurion aveva detto che contro gli arabi, cito, bisogna usare il terrore, l'assassinio, la paura e la confisca delle terre. Io mi dissocio, ovviamente, io non lo credo. Altro ministro, primo, Yitzhak Rabin, ha definito la West Bank un tumore. E che cosa si fa con i tumori? Li si eradica. Il ministro della difesa Gallant, quando gli hanno chiesto perché stesse togliendo l'accesso alle medicine a Gaza per i palestinesi, ha risposto: stiamo combattendo contro animali e agiamo di conseguenza. Animali. Risposta chirurgica questa, eh? Unica democrazia questa. Bernie Sanders aveva accusato Israele di aver ucciso centinaia di bambini e Israele ha risposto dicendo che non è vero e che hanno ucciso solo 532 bambini nell'estate del 2014. Non nella loro storia, non nel 2014, nell'estate del 2014 532 bambini sono morti per mano diretta di Israele. Solo! Israele ha ucciso più di 10.000 palestinesi dal 97 ad oggi. E questo prima del nuovo assedio. Mentre veniva scritto questo video, le cifre sono aumentate così tanto che abbiamo dovuto fare il ricalcolo. Il tutto mentre poco più di 1.000 israeliti erano stati uccisi, nello stesso periodo. Israele ha inoltre scritto sui volantini sganciati a Gaza che chi resta lì, nonostante, ripetiamolo, non possano fisicamente scappare per colpa di Israele, sarà considerato terrorista. Quindi, quando Israele dice 100 terroristi abbattuti, ricordate come definiscono la parola terrorista. Diversi documenti ci rivelano che Israele ancora oggi pratica l'assassinio di Stato. Israele si riserva il diritto di usare armi chimiche se le usano anche i loro avversari, quindi è ripicca, questa è pura ripicca. Israele ha attuato operazioni di salvataggio di ostaggi pur sapendo che gli ostaggi erano già morti, quindi operazioni di vendetta, mentendo ai media, e perché farlo? Ora, se questa è la chirurgia, io vi chiedo, in che cazzo di ospedali siete stati? Gli Stati Uniti sono molto più puliti a confronto. La definizione di genocidio è, cito, l'atto con l'intento di distruggere in parte o del tutto un'identità nazionale, etnica o religiosa. La definizione è pienamente colpita, stando alle dichiarazioni dei presidenti, non politici isolati, presidenti di Israele, le sue azioni, e anche l'intento c'è ed è palese, e anche la convenienza. Ragazzi, quante volte nella storia chi fa più vittime è dalla parte giusta? Ma pure fossero tutte guerre iniziate da causa palestinese, e non è vero, ve ne ho parlato nel mio video precedente, questo non giustifica annessioni, discriminazioni, pulizie etniche. Se no, allora agli indiani non è stato fatto nulla di sbagliato in America.
Israele sta compiendo una sistematica deportazione, ghettizzazione e limitazione della crescita politica e demografica dei palestinesi. Israele fa tutto questo mentre è protetta, con i soldini americani, dal suo scudo antimissile. E ho sentito qualcuno dire: ma quindi stai dicendo che dovrebbero abbassare lo scudo e morire più israeliani? No, stiamo tutti dicendo che dovrebbero ammazzare meno palestinesi. Ma le devo anche spiegare queste cose. Demagogia. Ok, morte bianca, Israele avrà anche esagerato, ma non ha mai violato le convenzioni di Ginevra, i diritti umani, e non ha mai commesso crimini di guerra o contro l'umanità, e non usa armi di distruzione di massa. Israele ha illegalmente colonizzato e poi occupato territori senza consenso o compenso dei legittimi proprietari. Israele ha massacrato uomini, donne e bambine disarmati, distrutto obiettivi civili, cosa vietata dalle convenzioni di Ginevra, qualsiasi sia la circostanza. Israele ha fatto uso di fosforo bianco, lo ha negato per anni, ma dopo sono saltati fuori dei video e l'ha dovuto ammettere, e ha sviluppato un arsenale nucleare senza farsi monitorare dall'IAEA. L'ONU ha confermato che Israele a Gaza ha fatto uso di scudi umani, compresi bambini. Bambini come scudi umani. L'UNICEF ha confermato che i bambini palestinesi vengono trattati continuamente male. Israele è l'unico paese al mondo a trattare con la corte marziale i bambini in modo sistematico. 7.000 bambini solo in 10 anni sono stati incarcerati. Il 22% dei bambini palestinesi è malnutrito. 2 bambini al giorno. L'Unione Europea ha protestato contro questo maltrattamento. Ma Israele risponde: sono tutti agenti di Hamas. Sì, sì, ovunque sta Hamas. Ho sentito con queste mie orecchie gente dire: vabbè, da un lato i palestinesi sono assediati, ma dall'altro gli israeliti hanno subito molto, hanno molta paura, vivono con molti bunker a disposizione, quindi stessa cosa. No, non è la stessa cosa. C'è una evidente asimmetria di potere e di sangue. È come paragonare gli attacchi con arco e frecce degli indigeni con i massacri a colpi di polvere e di armi batteriologiche da parte di coloni in America. Vabbè, ma pure se Israele ha fatto queste cose, è legittima difesa, quindi ok. Primo, non è vero. Come ho mostrato nel mio video precedente, molte volte Israele è stata attaccata e gli aveva diritto di difendersi, ma molte volte ha attaccato lei per prima. Smettiamola di dipingere Israele come un paradiso in terra. Secondo, solo perché sei invaso, non significa che puoi fare quello che vuoi. Ci sono comunque diritti umani, convenzioni, trattati internazionali. Anzi, proprio perché Israele si vanta di essere una democrazia, mi aspetterei che lasciasse simili comportamenti ad Hamas. Non certo che li adottasse a sua volta. Se no, non è più una gara a chi è più cattivo, bensì una gara a chi resta in piedi alla fine. Terzo, in quanto potenza occupante, Israele ha il compito di limitare le vittime e di stabilire il diritto civile. Non può occupare terreni e poi pretendere di non mantenere lo stato di diritto. Israele si decida: o West Bank è sua e allora dia pari diritti ai palestinesi, o non è sua e allora la abbandoni. Quarto, veramente siamo tornati alla legge del taglione? Di irguniana memoria? Veramente ora, se io subisco un torto, devo massacrare la popolazione così che imparino? Ma i libri di storia li apriamo una volta tanto, ma così, per prova, per il brivido. Vogliamo ancora tornare alla legge del più forte? Sapete cosa mi ricorda questa storia di Israele è una democrazia liberale, quindi ha ragione? Mi ricorda quando Greta Thunberg si è lamentata dell'eccidio israeliano verso i palestinesi e Israele, sapete come l'ha risposto? Dicendo che Hamas usa missili con materiali non sostenibili. Porca puttana. Dal 2009 al 2023 ci sono stati soltanto 2 primi ministri in Israele, Netanyahu e Bennett, che tra l'altro ha governato per 2 secondi. Quindi per 14 anni Israele è stata governata quasi esclusivamente da un uomo solo. Nello stesso periodo in Palestina abbiamo avuto diversi governi Fayyad, del partito Terza Via, diversi governi Hamdallah, del partito Fatah, ed infine l'attuale governo Shtayyeh, sempre di Fatah. Quindi cortesemente cessiamola con questa storia che Israele è una ridente democrazia liberale, mentre Palestina è Hamas. Si tratta di una falsità diffamatoria. E così abbiamo sfatato un mito. Israele non è affatto l'unica democrazia in Medio Oriente. Israele è l'unica democrazia in Medio Oriente se escludiamo tutte le altre. Infatti, possiamo usare solo 2 definizioni di democrazia, la definizione ristretta e la definizione allargata.
Se usiamo quella ristretta, che esclude il Libano in quanto stato confessionale, o la Giordania in quanto monarchia, eccetera, allora anche Israele, per vedere tutti i suoi orribili difetti citati fino ad ora, non è una democrazia. Se invece usiamo la definizione ampia, allora Israele è una democrazia imperfetta, e lo è anche la Palestina West Bank, e lo sono anche altri paesi in questa zona, chi più chi meno. Ma poi chiariamo una cosa. Facciamo finta che Israele sia una paradisiaca democrazia, come i liberali credono che essa sia, e che la Palestina sia una dittatura monopartitica. Questo non giustifica Israele. Ragazzi, la storia non è tifo calcistico, in cui scegli la parte che ti sta più simpatica e allora quella parte c'ha sempre ragione. L'impero britannico sarà stato una monarchia costituzionale? Ma il colonialismo è e resta un'infamata bestiale. Gli Stati Uniti saranno stati una repubblica, a differenza della Russia zarista? Questo non vuol dire che la segregazione non fosse una carognata. Se io sono una democrazia e il mio vicino è una monarchia, questo mi autorizza forse a invadere, saccheggiare, rubare, sterminare, violentare? Direi di no. Studiatevela la guerra del Peloponneso. Non sempre chi è democratico fa la cosa giusta in politica estera. Io con queste mie orecchie ho sentito. Se sei a favore dei matrimoni gay e poi protesti contro Israele che ha i matrimoni gay, sbagli. Ragazzi, ma veramente devo rispondere? Solo perché hai matrimoni gay vuol dire che la tua politica estera la devo condividere? Ma stiamo scherzando? Signori, ma ci rendiamo conto di quanto sono gravi queste frasi? Infine, passiamo all'ultima critica, la più irrazionale di tutte. Chi critica Israele è antisemita e bisogna concordare con il progetto sionista. Mi spiace, ma qui mancano proprio le basi. Se io critico il governo italiano, questo non mi rende anti-italiano. Se io critico il governo tedesco, questo non mi rende anti-tedesco. Se io critico il governo israeliano, questo non fa di me un antisemita. Anche perché farei notare che Netanyahu non è sostenuto dalla maggioranza degli abitanti di Israele, anche perché tra arabi senza diritto di voto, minorenni, astenuti, oppositori. Quindi generalizzare Netanyahu con tutta Israele è sbagliato. E infine farei notare che ci sono 22 milioni di ebrei nel mondo e che Israele, facendo finta che sia popolata solo da ebrei, ha una popolazione di 9 milioni di persone. Quindi la maggioranza degli ebrei sta fuori da Israele, non dentro. Io sono sionista, quindi penso che il popolo ebraico abbia il sacrosanto diritto di autodeterminarsi come tutti gli altri popoli del mondo, lo dico subito. Ora chiediamoci, essere contrari al progetto sionista è automaticamente antisemitismo? La risposta è no, e il motivo è la definizione di antisemitismo, che è, citando fonte enciclopedica, l'idea che il progetto sionista di creazione di uno Stato israeliano in Palestina sia stata ingiusta o difettosa in qualche modo. È importante usare i termini in modo appropriato, perché non sei tu a decidere come si usa un termine, è la maggioranza della popolazione. E se la maggioranza della popolazione si definisce antisionista e crede in XYZ, allora quella è la definizione di antisionismo, non la tua che ti sei appena inventato. E tutte le enciclopedie evidenziano che l'antisionismo è un movimento molto eterogeneo, con varie sfumature, dalle più estreme, che si oppongono addirittura al viaggio degli ebrei verso la Palestina, alle più morbide, che sono in disaccordo con alcune, ma non tutte, delle azioni applicate dal progetto sionista per attuare il suo stato. Come ho spiegato in un precedente video, gli stessi ebrei erano molto divisi sulla questione sionista. C'era chi la considerava la creazione di uno stato ebraico un vero e proprio peccato. C'era chi voleva farlo, ma in modo diverso dal progetto sionista ufficiale. E definire tutti questi ebrei razzisti inconsapevoli mi sembra alquanto azzardato. Ora, l'idea che gli ebrei hanno, come tutti i popoli, diritto all'autodeterminazione e quindi ad avere una propria patria invece di essere sempre ospiti di paesi a stragrande maggioranza non ebraica, sono assolutamente d'accordo con questa frase. Mi fa solo strano che a dirla siano persone che questo ragionamento non lo applicano per palestinesi, catalani, scozzesi, indigeni americani, e mi fermo qui perché volerebbe qualche testa. E quelle categorie dicono no, no, voi dovete abituarvi, dai che state bene lì. Mentre gli ebrei no, non stanno bene negli Stati Uniti. Chiamasi razzismo a casa mia questo, chiamasi razzismo. Chiamasi anche cherry picking. Ma supponiamo di parlare con un liberale sincero, che dice io voglio l'autodeterminazione di tutti i popoli, catalani, curdi, novorussi compresi. Ok, esperimento mentale.
Supponiamo che esistano ancora gli Ostrogoti, popolo legittimissimo. Gli Ostrogoti se ne sono andati in Australia, ma nella loro cultura desiderano tornare il prima possibile in Italia. Gli Ostrogoti hanno diritto ad autodeterminarsi? Sì, direi che siamo tutti concordi. Ma questo significa che l'Italia viene divisa in due? Con gli Ostrogoti che si prendono Lazio, Umbria, Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Sardegna? Mentre l'Italia viene divisa in nord e sud? Chi di voi sarebbe d'accordo con quest'idea? Non so quanti. Io penso che tutti diremmo: gli Ostrogoti hanno diritto a vivere in Italia e l'Italia diventerebbe un paese binazionale, cioè uno stato con due popoli maggioritari ufficialmente riconosciuti, italiani e Ostrogoti. Nessuno direbbe: no no, siccome gli Ostrogoti abitavano qui per primi, allora la terra appartiene a loro. Perché secondo questo ragionamento l'Italia va ceduta agli Ostrogoti, e non fatemi iniziare su cosa dovrebbe succedere agli Stati Uniti. Cioè, secondo suo ragionamento, la Palestina apparteneva prima ancora ai Filistei. Che cavolo di ragionamento, eh? Ed è per questo che io non sono a favore di uno stato palestinese dove gli ebrei sarebbero in minoranza per l'ennesima volta, e neanche sono a favore di uno stato israeliano unico dove i palestinesi vivono in apartheid, uso il presente perché già succede. La soluzione di due stati è sicuramente migliore, in quanto permette a entrambi di autodeterminarsi. Ma è per sua natura imperfetta, in quanto i confini etnici sono sfumati e complicati. La vera soluzione è uno stato binazionale, sull'esempio della Bosnia-Erzegovina, dove un tempo c'erano fortissime tensioni etniche e che oggi è un paese molto stabile, democratico e che è addirittura candidato ad entrare nell'Unione Europea. La mia proposta, che mai si realizzerà, è questa. Israele riconosce per sempre il diritto alla Palestina di esistere. La Palestina fa altrettanto. Israele arresta e condanna tutte le sue formazioni di estrema destra, Norimberga per Netanyahu e il suo partito. La Palestina fa altrettanto. Hamas viene debellata invece di continuare sto giochetto del mordi e fuggi. Le due dichiarano di non farsi mai più guerra e a questo punto nasce la Confederazione di Gerusalemme. La Confederazione è divisa in tre stati: Israele, Palestina e appunto Gerusalemme, che è anche capitale confederale. La Confederazione è divisa in cantoni, con ampia autonomia. Ogni cantone decide a quale dei due stati appartenere, entrare, sulla base di referendum monitorati dall'ONU. In ogni caso, la minoranza di quel cantone è tutelata per legge e, se vuole, potrà trasferirsi venendo rimborsata per le terre, ma in ogni caso l'accesso alle risorse, acqua compresa, deve essere equo e garantito. Gerusalemme non è di nessuno dei due, è città aperta a tutte le fedi e proporrei di spostare qui la sede dell'ONU e di tutte le organizzazioni umanitarie. La Confederazione unisce esteri, capo di Stato, Costituzione, esercito, economia con moneta, banca centrale, zecca unite. Per il resto i due stati sono autonomi. Tale Confederazione, prima possibile, dovrebbe iniziare il cammino di integrazione per entrare in Europa. Questo è il mio pensiero. In assenza di tale progetto mi va bene la soluzione di due stati, ma rispettando i confini etnici, smantellando il muro, restituendo le terre ai rifugiati palestinesi per risolvere anche la questione degli insediamenti illegali, e gli Stati Uniti devono smetterla di mettere veto alle risoluzioni ONU, il mondo occidentale deve iniziare a sanzionare Israele finché non si dà una calmata. Ditemi, cosa combatte meglio il terrorismo? Bombardare a tappeto e fare assedio, razzismo e cose del genere? Oppure istruzione, welfare state, scambio di merci, di idee? La storia ha già deciso. In questo senso io sono sionista. Penso che gli ebrei abbiano diritto ad uno stato loro, senza che ciò però debba cozzare con quello palestinese. Si ringrazia M. Stories, esperto in storia delle istituzioni politiche e sociali inerenti ai rapporti tra Europa e Medio Oriente, per aver visionato questo video. Trovate il suo canale in descrizione. Se i miei video ti piacciono, dai un'occhiata al mio Tipeee, dove potrai donare per supportare il canale e ricevere in cambio dei premi. In descrizione trovate anche il mio merchandising. E se questo video ti è piaciuto, ti invito a mettere mi piace ed iscrivetevi a questo canale. E ringrazio i miei patrons e ci vediamo al prossimo video.